Preside, quali sono le iniziative di questo bellissimo progetto? Allora, le azioni che abbiamo previsto sono diverse. Dall'anno scorso abbiamo cominciato a fare una raccolta differenziata, quest'anno invece ci siamo concentrati sulla lotta alla plastica. Quindi abbiamo eliminato la plastica dai distributori delle bibite e grazie all'aiuto delle nuove acque abbiamo introdotto vari fontanelli nella scuola. Da stamattina regaleremo a tutti i ragazzi una borraccia per la quale ha contribuito anche AISA e così avremo modo di eliminare l'uso della plastica il più possibile all'interno della scuola. Ma questo è soltanto, come dire, un gesto quasi simbolico, perché in realtà vorremmo fare molta formazione sui ragazzi per renderli più consapevoli del problema e quindi per invogliare proprio ad avere dei comportamenti diversi. E questa formazione è già iniziata all'inizio anno nel formare i docenti, perché siamo convinti che solo se tutta la comunità scolastica ha a cuore questo problema potrà dare dei buoni risultati. Abbiamo il presidente di Nuove Acque, qual è stato il ruolo di Nuove Acque? Allora, abbiamo vari ruoli, dipende dalle scuole. Nelle primarie abbiamo dato anche noi le borracce, stiamo dando i fontanelli. Qui in particolar modo, in collaborazione con la dirigente scolastica, abbiamo dato i fontanelli. Fontanelli che vanno sì nel progetto Plastic Free, però fondamentalmente è un pezzo del progetto di Nuove Acque più ampio che va verso, diciamo, la tutela dell'ambiente, quindi stiamo lavorando per contenere le perdite, stiamo lavorando per avere più depuratori in modo da restituire l'acqua usata buona nei fiumi, stiamo lavorando un po' a 360 gradi, soprattutto anche in collaborazione anche con il provveditorato e con varie scuole, soprattutto, diciamo, ci siamo orientati con H2O anche verso la materna, gli elementari e le medie, perché pensiamo che poi sono i ragazzi i fruitori dell'acqua di domani, e fondamentalmente il progetto non è solo ambientale ma anche di tutela della risorsa idrica, perché poi è una risorsa finita e soprattutto avendo una risorsa buona nella maggior parte della provincia di Arezzo, che è quella di Monte d'Oglio, è un'acqua, lo dico, bevete questa acqua perché è migliore di quella nelle bottiglie che vendono, perché questa viene direttamente dalla fonte, viene direttamente dal bacino, non è stata imbottigliata, non è stata al sole, quindi, diciamo, è una cosa che spendete molto meno, utilizzate i vostri soldi in altro modo, perché questo è un modo anche per tutelare la salute.